Buongiorno a tutti, ben ritrovati noi qui in diretta con Milano News. Good morning Milano, un'altra giornata al caldo fuori nel nostro cortile. Devo dire che effettivamente l'idea di quest'estate forse non è stata così geniale, però era un modo come un altro però per avere qui finalmente di nuovo ospiti fisici, averli qui davanti, come in questo caso Paola Maisto. Buongiorno Paola, buongiorno. Grazie mille di essere venuta qui con noi oggi, della società cooperativa, una socia scuola della cooperativa Namaste. Oggi si viene qua a raccontarci di un bellissimo progetto che ormai è un po' di anni, l'abbiamo anche visto all'inizio, è stato molto bello scoprire all'inizio, ma che adesso insomma, è diventato un progettone di quelli importanti, nonostante il nome 0%, che 0% penso faccia zero, ma in realtà voi fate ben più di 100. Certo. Stiamo parlando di due negozi etici che ci sono a Milano e che hanno da raccontare non solo i prodotti che vendono, ma soprattutto le storie. Raccontano, sì. Diciamo, no? Allora, spiegaci un po' bene cosa fa la società cooperativa Namaste, con la cooperativa sociale Namaste, cosa fa e come è nato il progetto 0% e perché è ancora importante seguirlo e come cosa state facendo anche attualmente. Sì, allora il progetto è nato circa 3 anni fa in un punto vendita a Niguarda, zona Niguarda, in via Padre Luigi Monti, e un piccolo supermercato, noi lo vogliamo definire, un mini market, dove ci sono ragazzi che fanno un reinserimento al lavoro, quindi arrivano dei ragazzi con delle fragilità, quasi sempre con piccole disabilità, e imparano a gestire un negozio, imparano realmente a gestire un negozio. Spesso arrivano con delle grossissime fragilità, non sono in grado di fare i minimi compiti che gli vengono assegnati. Poi, dopo un po', la routine, il continuo seguirli, questi li rende autonomi e capaci di gestire il negozio. Fanno il riassortimento degli scaffali, la pulizia della frutta e la verdura e soprattutto servono i clienti. Cioè sono loro a stretto contatto con i clienti e sono lì a dargli la frutta e la verdura piuttosto che gli altri prodotti. Spiegano i prodotti, raccontano il progetto. In realtà, dicevo prima, non è così importante il prodotto, ma invece non è vero, perché in realtà è importante appunto raccontare la storia del progetto, ma ogni prodotto è lì non per caso, diciamo che no, appunto, anzi, non è così facile finire sugli scaffali di 0%, giusto? No, ogni prodotto è lì perché è stato scelto. Ogni prodotto che sta sullo scaffale, conosciamo la cooperativa o la piccola azienda che lo produce, conosciamo tutto. Conosciamo i produttori, conosciamo la parte economica, ovvero siamo sicuri che vengono fornite le fatture, i dipendenti vengono remunerati equamente, che può sembrare una sciocchezza, ma questo dal punto di vista invece del circuito, della pulizia del prodotto, questo è importantissimo. Cerchiamo di avere quanto più poco imballaggio, e questo sempre per chiudere la filiera dell'eticità, perché ovviamente più. Quindi ecco, essere etico per un prodotto vuol dire dover soddisfare un bel po' di requisiti, sì, mi viene da dire, certo, no? Certo, sì, tantissimi. Quello è l'imballaggio, è quello a cui stiamo cercando di puntare per quasi tutti i prodotti. Infatti il negozio, il nuovo punto vendita, quello in via Signorelli, che è quello, sono 200 metri quadri, quindi ovviamente fornitissimo di tutto, la gran parte dei prodotti sono senza imballaggio, sono sfusi, puoi venire col tuo sacchetto, col tuo barattolo e rifornirti di quello che ti serve. 100 grammi di pasta, 20 grammi di curcuma, tu prendi solo quello che ti serve. Questo eviti di avere prodotti a casa che magari non utilizzi più, ma soprattutto eviti l'imballaggio. L'identicità che va anche verso un mitigare un po' lo spreco, certo. Perché spesso insomma, lo spreco, il pacco è quello, lo prendo, ma sì, tanto poi lo uso, poi in realtà del pacco lo lascio lì, non e quindi oltre ad avere la scatola di cartone e l'imballaggio di plastica il prodotto. E il prodotto che era buonissimo, ma poi dopo un po' lo devo buttare perché l'ho fatto scadere nella dispensa, non deve esistere. È molto interessante. In più c'è tutto anche un discorso su, credo, anche le provenienze di certi prodotti e le modalità di lavoro anche con cui vengono trattati certi prodotti, sì, giusto? Sì, infatti per questo dicevo prima, cerchiamo di conoscere per bene tutti i produttori, quindi cerchiamo di capire tutta la loro filiera, tipo la mozzarella, dove viene il latte, come viene lavorata. I prodotti non sono a caso, anche tutti quelli che vengono dal carcere piuttosto che da beni confiscati sono stati scelti apposta perché potessero avere tutti i nostri requisiti.
perché mi viene a dire Paola, perché siamo pazze, perché fare qualcosa del genere? Siamo pazze perché siete soprattutto donne, giusto? Sì, siamo, la cooperativa è fatta da tutte donne, i ragazzi ovviamente che fanno il tirocinio no, ci sono ragazzi e ragazze assolutamente, e siamo partiti da questo perché ci eravamo resi conto che praticamente c'era una fetta del mercato della popolazione milanese che non riusciva ad affrontare un lavoro. Molto spesso erano ragazzi con disabilità, giovani, molto giovani, quindi intorno ai 25 anni, che venivano completamente tirati fuori dal mercato del lavoro, e secondo noi questa cosa era veramente incomprensibile. Quindi noi che cosa facciamo? Cerchiamo di formarli, cerchiamo di dargli tutte le possibilità per poterli formare e andare poi fuori, spesso nella GDO, per poter affrontare altri tipi di lavoro. Infatti nel corso del tempo sono stati assunti un paio alla Apple, qualcuno alla Coop, ai vecchi SMA, altre cooperative come le nostre, con contratti a tempo indeterminato. Che è molto interessante quello, cioè non è solo creare un lavoro, ma poi è poter reinserire, inserire, anzi a volte non è con reinserimento, proprio un inserimento partente da zero, sì, no? Sì. Di certi soggetti che voi, insomma, si possono definire soggetti fragili. Chi sono i soggetti fragili a Milano in questo momento? Allora, principalmente noi ci approcciamo a ragazzi con disabilità, piccole disabilità, che siano poi in grado di affrontare in piena autonomia il lavoro, ma prima dicevo non solo da un punto di vista del lavoro, ma anche da un punto di vista dell'autonomia personale, okay, che siano in grado anche di andare ad abitare domani mattina da soli. Spesso arrivano che non sanno fare nemmeno le faccende domestiche, okay, invece noi cerchiamo di dargli tutto quel know-how possibile perché vanno via da noi e facciano in autonomia tutto, quindi anche andare a vivere da soli, imparare anche a gestirsi i soldi, che è una cosa oggi abbastanza complicata per i ragazzi, perché siamo abituati ad avere le carte, ah, e quindi i soldi sono lì, ma in realtà sono lì perché ce li metti. Non è che arrivano così da questa liquidità virtuale, non è così facile da capire. I ragazzi hanno difficoltà, quindi spesso li facciamo proprio giocare con le monetine. Quindi devi pagare il latte, 1,70 euro, che cosa mi vuoi dare? Quanto ti devo dare di resto? Così imparano a gestire i soldi. Questa è la fragilità principale, ma poi abbiamo anche persone che vengono dal carcere o problemi di malattia mentale. Ma la gran parte sono disabilità. E abbiamo un accordo col Comune di Milano, col servizio del CELAV, che ci seleziona dei ragazzi, noi poi facciamo i colloqui, scegliamo se sono adatti o no al percorso, perché poi giustamente non tutti sono adatti allo stesso tipo di percorso. Può sembrare una banalità, ma quante persone in questo momento appunto ci sono sui due punti vendita? Adesso ce ne sono circa una decina. Sì. Sì, ce ne sono tanti. In realtà il secondo punto vendita è stato aperto proprio per questo, perché era nel piccolo, siamo in 60 metri quadri, non riuscivamo a gestire l'enorme richiesta, e quindi il secondo punto vendita, che è tanto più grande, ci ha aiutato ad accogliere più ragazzi. Una bellissima storia, quindi, appunto, che nasce in periferia, quindi già questo mi piace, no? L'idea che nasce comunque appunto in Niguarda, in un quartiere periferico, e fa vedere come la periferia non ha niente da invidiare a nessun'altra zona della città, anzi, forse a volte le belle idee nascono proprio nel cemento della periferia, e che si esporta appunto, perché poi adesso anche Paolo Sarpi, quindi insomma sempre più si allarga sulla città. Qual è l'obiettivo, Paola? Cosa vorreste per questo prossimo anno? Immagino che anche voi avrete avuto un annetto e mezzo, questi ultimi due anni, insomma, un po' complicati. Sì, sono stati complicati, sì. E infatti proprio in questo periodo abbiamo aperto anche un successivo servizio dove ci aiutano i ragazzi, che è quello della spesa online. Ah. Facciamo le consegne a casa e quindi arriva l'ordine su un'applicazione e i ragazzi ci aiutano a confezionare le spese. Che zone coprite della città? Tutta Milano. Ah, tutta Milano, quindi sì, anche sì, se sì, sono sì, proprio lontano. Sì, tutto il comune di Milano. Ok, se no sì, che sì, Porta Romana, sì, che magari sono un po' l'altra. Tutti. Comunque, tutti, da uno dei due negozi mi potete portare. Sì, tutti e due negozi. Come abbiamo funziona, appunto? Raccontaci meno come funziona. C'è un sito, c'è un'app, come c'è viene? C'è un sito, shop.0%.org, si fa l'ordine e consegniamo dal mercoledì al sabato. Ah. E di solito nelle fasce pomeridiane, perché poi siamo sempre noi a fare tutto, quindi cerchiamo di ottimizzare i tempi. La mattina si fa il sacchetto, il pomeriggio lo si porta perfetto a casa di chi lo ordina, mi sembra giusto. Perfetto. Anche questo è molto interessante, perché chi è che fa le consegne? Anche qui usate i ragazzi, cercate di dare un'autonomia anche così ampia? A volte. Per adesso le stiamo facendo noi, perché poi bisogna guidare un furgoncino. Immagino, infatti. Finché sono piccole consegne in zona, vanno i ragazzi. Ah.
Paolo Sarpi ci è capitato spessissimo che ci hanno fatto richieste, magari anche senza passare dal sito, ci hanno fatto richieste così, e quindi i ragazzi poi in autonomia, perché devono imparare la strada per arrivarci, devono circolare, devono saper dire chi sono, da dove vengono, cosa fanno, e devono consegnare poi la spesa, sì, che infatti, non è scontato. No, infatti immagino, cioè non è tanto difficile fare il viaggio per andare chissà dove, il problema è fare i primi 40 metri fuori dal negozio, sì, credo, sì, no? Sì, cioè... non è così scontata, e ci è capitato anche alcune delle ragazze che sono andate a fare le consegne, hanno poi incassato loro lo scontrino, che anche questo non è così scontato, quindi dovevano ritornare indietro. Mi sembra che mi stai raccontando una storia di... piccole conquiste quotidiane, così sì, sarebbe il titolo giusto da dare, secondo me, al riassunto delle vostre giornate, no? Sì, sì, noi infatti di solito abbiamo una chat dove parliamo tutti gli operatori e ci raccontiamo quello che succede, e poi c'è sempre la cosa positiva della giornata. Ci sono anche tantissimi stress, perché ovviamente i ragazzi ci portano via energie a morire, però poi c'è sempre la positività della giornata. Questa è una bellissima storia, appunto, che potete seguire, dacci le coordinate, perché insomma è una storia che stiamo raccontando, appunto, sì. 3 anni fa all'inizio siete venuti qua a raccontarci di un piccolissimo negozio, mi ricordo gli scaffali ancora vuoti, che dovevano essere riempiti. Infatti, adesso dopo 3 anni siamo qua a raccontarci di 2 punti di vendita, di cui uno ha 200 metri quadri, dicevi? Sì, 200 metri quadri non sono pochi. No. Quindi chissà fra un anno cosa verrete a raccontarci, infatti. Come facciamo proprio a seguire tutto quello che fate? Allora, prima di tutto potete venire nei negozi, quindi via Signorelli 13 e via Padre Luigi Monti 22, potete seguirci sui social 0%, ma soprattutto venite nei negozi, venite a conoscere i ragazzi chi sono e cosa fanno, fatevi servire dai ragazzi, vedrete che è un'esperienza indimenticabile. Al momento che cosa ci consigli di venire a provare nei negozi? No, entrambi. E come prodotti? Come prodotti cos'è che... abbiamo di cos'è? Sì, al momento il best seller qual è? Allora guarda, il prodotto che veniamo più in assoluto sono le uova. Può sembrarti una cosa sciocca, cioè, come vendete le uova? Sì, perché noi abbiamo le uova fresche, che non è così scontato, arrivano un giorno a settimana, e quindi vendiamo tantissime uova. Arrivano ad Alessandria, c'è un piccolo produttore che segue, lui fa l'ordine, c'è il suo commesso che fa le consegne, hanno creato una ricetta apposita per il mangime delle galline, mangiano i semi di lino per aggiungere l'omega 3, questo è il nostro tipo di prodotto, cioè noi trovate questo tipo, cioè, di stiamo parlando di un semino, di un semino aggiunto al mangime di una gallina di Alessandria. Sì, cioè, sì, sembrerebbe una stupidata parlarne così, e invece cambia la vita di chi lo produce, di chi lo trasporta, di chi poi lo dovrà mettere sui scaffali, di chi lo venderà e di chi poi dopo, come noi, appunto, verrà con la propria sportina, come si dice da queste parti, a prendersi le uova nel negozio di 0%. Ricordaci allora, appunto, di nuovo il sito internet e l'app. Allora, il sito è shop.0%.org, è il sito dove potete fare gli acquisti online. Perfetto. Se vogliamo sapere qualcosa su Namaste, dove possiamo trovare invece tutte le indicazioni su quello che fate, su tutti i vari progetti che fate? È 0%.org, che è il sito invece... Comunque dallo shop si passa e si trova tutto quanto. Ricordiamo, le consegne le fate da che giorno a che giorno? Dal mercoledì al sabato. Dal mercoledì al sabato. Sul sito trovate tutto quanto, appunto, per fare il vostro ordine. Consegnano in tutta Milano, hanno detto. Adesso poi vedremo se anche... Qualche cappa in realtà fuori Milano, anche pure. Sesto San Giovanni. Quindi anche Pontelambro e Muggiano dovrebbero essere dentro, invece io so che sapete che sono solidale con la vostra voglia di essere milanese, quindi io chiedo sempre, quindi benissimo. Paola, davvero, grazie mille di essere qui con noi. Speriamo di riuscire a venire a trovare il negozio, dobbiamo venire l'altra volta, poi con quello che è successo, sei stata gentilissima di venire a trovarci qui in redazione, qui fuori in cortile, al caldo del nostro cortile, ahimè, veramente caldissimo quest'estate, cercheremo di venire a trovarvi in negozio, davvero. Siamo contentissimi. 0%, ricordiamo allora, zona di guarda, via Padre Luigi Monti 22, e invece Paolo Sarpi, via Signorelli 13. Comunque 0%.org trovate tutto, certo. E poi su lì tutte le informazioni che volete. Paola, grazie mille davvero per averci raccontato questa bellissima, bellissima storia. Grazie a voi. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Noi torniamo come sempre lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano. Domani è sabato, esce In Tasca, il podcast con le notizie principali della nostra settimana, sempre a cura di Emanuela Persico e Maria Pia Fumarola. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, grazie mille, arrivederci e a presto.